Dobbiamo cominciare a capire noi dove siamo. La Gibellina, cos'è? Era un'utopia ed è rimasta un'utopia. Gibellina. Sulla carta geografica non c'era. Adesso non c'è neppure su quel crivio giallo d'estate, bruno, d'inverno, che radunava intorno a tre chiese, tre piazze, mille case, mille porte. I terremoti coprono tante cose, e ne scoprono tante altre. Svelano o lasciano trasparire ciò che era un uomo da vivo, e nascondono i morti nel fondo delle macerie, come se questa miseria contadina, bracciantile, operaia, custodita nelle case di tufo, non fosse anch'essa da seppellire insieme con le sue vittime. Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne non c'è più nessuno. C'è un concetto forte che c'è a Gibellina, c'è questa ricostruzione diversa, questo tentativo di creare qualcosa di diverso, da una tragedia a ricavarne qualcosa di buono veramente, una volta per tutte. La storia è quella, non si cambia, perché la storia non si è cambiata mai, non si cambierà mai, perché è quella. È l'unico paese vivo, fondamentalmente vivo tra virgolette, d'inverno, dove tu vai una sera, trovi il pub aperto, trovi un po' di gente in giro, questo. Noi siciliani siamo stati avvezzi da una lunghissima egemonia di governanti che non erano della nostra religione, che non parlavano la nostra lingua, a spaccare i capelli in quattro. Se non si faceva così, non si sfuggiva agli esattori bizantini, agli emiri berberi, ai viceré spagnoli. Adesso la piega è presa. Siamo fatti così. La città non nasce così con una bacchetta magica, perfetta in tutti i suoi canoni. E i tempi si maturano nei secoli, le storie e il corpus di una società, l'identità, quindi anche di una comunità. E quando qua si parla, ancora il Gibellina non è sviluppato. Ma in 30 anni cosa vuoi sviluppare tu? Noi cambiamo le foto di un millennio. Non quello dobbiamo paragonare il vecchio col nuovo, chi sei nuovo? Poi saranno i secoli a dire quello che è valido o quello che non è valido, però è una testimonianza del nostro tempo. Qui si riconoscono quindi non soltanto i giovani, che della vecchia città non sanno nulla e non gli importa nulla, ma anche gli anziani, che vedono il miglioramento della qualità della loro vita. Dalle case che qui vengono descritte come oasi sperdute, al fatto che comunque rappresentano uno standard di vita più dignitoso di come non era prima. Per certi versi è un mondo quasi apatico questo del Belice. L'impegno comincia subito dopo il terremoto con dei convegni di studio in cui tanti urbanisti, tanti intellettuali italiani ma anche stranieri a concepire una nuova forma di città. Città-territorio, cioè città-territorio, tutta quella zona della Sicilia occidentale la si immaginava in questa nuova rinascita come un insieme di piccoli centri comunicanti fra loro. La Sicilia, dopo le calamità naturali,
terremoti, la luce risorge sempre nel segno della bellezza. Quindi l'arte è uno strumento migliore per aiutarti nel rinnovamento, perché il popolo di Gibellina ha costruito queste cose insieme agli artisti. Però dobbiamo sempre capire una cosa, che il paese vive di agricoltura, quindi non vive momentaneamente d'arte. Per cui ancora più forte è stata l'esigenza di Corrao di cercare di qualificare questa realizzazione di una città che sorge tutta insieme con le difficoltà che questi esperimenti comportano. Quindi bisognava aggiungere alla città gli elementi di coesione sociale e di nuove prospettive di lavoro e infondere quindi una forza talmente intensa, talmente interiore da manifestarsi attraverso una rielaborazione totale della propria vita, del rapporto della comunità, che diventava una sfida non da poco. Questa è la funzione dell'arte, non è un'altra funzione, non serve e non vuole servire a nulla, se non che a dare spinta alle forze interiori che ogni uomo, ogni donna della Sicilia possiede, ha dimostrato di immedesimarsi lungo i millenni in queste storie della cultura. Ciò che rappresenta meglio tutta questa vicenda è il Cretto di Burri. Ricordo l'avvio, diciamo, di questo progetto in mezzo anche a discussioni molto amare, molto dure tra le persone, molti non capirono. È come se improvvisamente passi la spugna su un posto, ha dato, ecco, è come se avesse dato questa sensazione. Lo cancelli. Gibellinese, tornando sul posto, non troverà neanche le macerie, neanche le pietre sconnesse della propria casa. Troverà questo sarcofago di cemento. È un sarcofago concettuale, non è per il gibellinese di oggi, è per la futura memoria. Questa violenza del paesaggio, questa crudeltà del clima, questa tensione continua di ogni aspetto, questi monumenti anche del passato, magnifici ma incomprensibili perché non edificati da noi, e che ci stanno attorno come bellissimi fantasmi muti. Tutte queste cose hanno formato il carattere nostro, che rimane così condizionato da fatalità esteriori, oltre che da una terrificante insularità d'animo.